Stefan Mayr, per lunghi tratti il Valpusteria nella scorsa stagione ha giocato l'hockey più bello, più spettacolare, più redditizio, è stato a lungo al comando della classifica. Adesso, a distanza di tempo, hai mai pensato di poter vincere lo scudetto? Diciamo che quando le cose vanno male, ovvio che poi rifletti cosa potevi far meglio, dove la squadra forse gli è mancata anche un po' di fortuna alla fine con gli infortuni che avevamo. All'insieme, meritatamente, bisogna ammettere, ha vinto poi l'Asiago, quello che ha fatto vedere anche in finale contro Renon, però qualcosa di più potevamo fare. Infortuni a parte, forse potevate impostare diversamente la stagione, nel senso di arrivare in forma un po' più avanti? Non credo che sia stata una cosa esclusivamente di forma. Secondo me, e quello l'anno è stato anche, diciamo, un input da parte dei giocatori, che noi come squadra ci siamo un po' seduti su quella posizione in classifica, al primo posto, abbiamo smesso di lavorare, abbiamo smesso di lavorare sodo, abbiamo smesso di cercare di migliorare, di andare avanti, invece le altre squadre pian piano ci hanno raggiunti, e quello poi alla fine forse ci è mancata. Quello sguizzo, quella, diciamo, quella fame che all'inizio della stagione ci distingueva a confronto di altre squadre. Si può imparare da questi errori? Spero proprio di sì, soprattutto calcolando che abbiamo riconfermato gente come Kelly, Target e Seiani, che erano molto dispiaciuti di come è andata poi a finire la stagione, e quest'anno vedo già un atteggiamento diverso, soprattutto da questi tre qua. Hai fatto questi tre nomi, è stato difficile mantenere a Brunico, Kelly, Seiani e Desmet? Diciamo che Seiani ha un contratto di 2 anni, perciò lui era già tutto a posto. Taggart ha firmato quasi subito dopo la stagione, la trattativa più difficile era quella con Kelly, perché ovviamente aveva diverse squadre che lo volevano, soprattutto dall'estero, Germania e Svezia. Com'è il nuovo Valpusteria? Le facce nuove non mancano. Ma è una squadra diversa dall'anno scorso, dove avevamo forse un po' più di esperienza con gente come Tuominen, Wodratzka, Ray Murray soprattutto. Quest'anno a mio avviso siamo un po' più atletici, la squadra pattina meglio, siamo un po' più veloci. Squadra un po' impostata in modo diverso che l'anno scorso, forse più profonda nel momento che saremo al completo in tutte e tre le linee, perciò la vedo molto bene. Ci sono squadre più forti del Valpusteria al completo? Ma bisogna attendere, io prima vorrei incontrare tutte le squadre per dare un giudizio, però visto le prime partite e i risultati, secondo me Bozzano è una squadra molto solida, con un portiere molto forte, e arriverà ancora un centro per la prima linea. Secondo me saranno loro la squadra da battere. Renon ha già vinto la Supercoppa, l'Asiago forse davanti, addirittura un po' più forte dell'anno scorso. Dietro bisogna vedere se Perugini riesce a rimpiazzare bellissimo l'anno scorso. 3 stagioni, 3 semifinali. Stefan Mayr non ha paura di restare un incompiuto a livello di allenatore? Si sente pronto a scalare un altro gradino? Ma sono sempre cose che magari ti turbano o ti fanno pensare in estate. Io adesso come adesso non voglio neanche pensare troppo in avanti, perché abbiamo tutta una regular season davanti a noi, una stagione da trovare un'identità della nostra squadra, perciò per me queste sono cose relative. Quando poi arrivano i playoff è tutta un'altra storia, e da lì in poi si decidono i destini, e non è detto che non fai meglio o le cose non vanno sempre bene come vorresti che andassero. Siete in 3 allenatori italiani, è una novità, no? Come ci si sente? Ma dico che secondo me era anche ora, sappiamo il valore di Adolf, che ha vinto 5 scudetti a Milano, Erwin ha lavorato anni e anni all'estero, e mi va più che bene che arrivano allenatori stranieri forti, bravi, però tante volte i nostri non sono tanto meno preparati di allenatori stranieri che arrivano qua e magari fanno anche solo ferie. Globalmente è un campionato con più o con meno qualità rispetto alla stagione passata?
Ma visto gli stranieri, visto la composizione della squadra, anche avendo incontrato adesso già il Ponteba, secondo me il tasso tecnico dovrebbe essere più alto dell'anno scorso. Brunico vive sempre di questo grande entusiasmo, può essere il pubblico l'arma in più della vostra squadra? Ah, quello sicuramente è un punto, diciamo, forte nostro, anche per convincere stranieri a venire a giocare da noi. Per esempio Netti Casmiro si ricordava benissimo le partite, o la partita che ha giocato a Brunico, e per lui è anche un fattore che ha influenzato la sua scelta di venire a Brunico. Il nostro pubblico sicuramente ci aiuta tantissimo nelle partite di casa.